E luce fu, e che luce, oseremmo dire, anzi che luci, visti gli effetti speciali che sono stati allestiti dalla Ultrasound Eventi di Carlo Bellagamba per fare da cornice all'accensione dell'albero più chiacchierato della storia fanese. Alle 18, il tutto ripreso in diretta dalle telecamere di Fano TV per dar modo a chi non ha potuto venire in piazza di assistere alla cerimonia, le voci bianche del coro Incanto Malatestiano hanno scaldato i cuori e creato un'atmosfera natalizia magica su tutta la piazza. La voce calda e baritonale di Vittorio Gassman, in una piazza semibuia e attenta, ha recitato una poesia di Papa Wojtyla e fatto da preambolo suggestivo all'accensione. I cuori dei fanciulli in alto, sopra il fiume. Poi un'esplosione di luci e spot danzanti puntati contro il cielo, la stella all'apice dell'albero che sfavilla di luce. E l'albero artistico di Paolo del Signore si è animato e messo tutti d'accordo, abbagliati dagli oltre 6.000 LED. Vedere tutta questa gente mi crea una grande emozione. È la miglior risposta a tutti i commenti che ci sono stati in questi giorni. E c'è un gran clima di festa, ma di grande attesa. La città è piena di gente, la piazza è stracolma, le vie sono piene di tante persone, di fanesi, ma soprattutto anche di non fanesi che sono venuti per la curiosità, per scoprire questo albero. Mi viene da dire è un presepe che diventa albero e quindi legato a tutte quelle che sono le nostre tradizioni. E francamente anche i commenti delle ultime ore stanno crescendo, quelli positivi, ma soprattutto una forte attenzione anche da un po' di tutta Italia, perché ci arrivano notizie e richieste di informazioni da tante città, da Bolzano al sud. Quindi, anzi, per il prossimo anno ci sono alcune città, a cominciare dalla stessa Bolzano, che vuole realizzare un albero come questo.